parola al prossimo, anzi alla prossima relatrice, che è la professoressa Giulia Maraldi, che parlerà di Role of Nuclear Pox Control, Intrapopulation Heterogeneity and Oxygen Tension in Human Amniotic Fluid Stem Cell Aging. Giulia, la parola. Grazie Prof. Calderisi per avermi dato questa possibilità di mostrarvi i nostri dati che sono stati ottenuti su cellule staminali umane derivate dal fluido amniotico, in cui abbiamo osservato una forte eterogeneità che deriva dal donatore e che noi abbiamo attribuito anche a una regolazione dello stato redox differente che porta in alcuni casi ad avere un fenotipo invecchiato. E per questo motivo abbiamo cercato di trovare delle strategie per frenare questo fenomeno. Dobbiamo partire dal presupposto che queste cellule si possono ottenere, ad esempio, al momento del parto, come del resto le cellule che troviamo nella placenta, le cellule staminali che troviamo anche nel cordone ombelicale, ma possiamo anche ricavarle durante il secondo semestre e queste cellule sono ancora più simili alle cellule staminali embrionali, pur non avendole i difetti, cioè problematiche etiche e la tumorigenicità una volta impiantate in vivo. Inoltre hanno un altro vantaggio che è quello di non dover prevedere una procedura specifica per la raccolta di queste cellule, perché è durante l'amniocentesi che vengono raccolte queste cellule già seminate in tre fiasche, due solo delle quali vengono utilizzate dalla citogenetica, la terza di solito è tenuta di scorta. Per questo motivo è semplice ottenere il consenso informato dalla madre perché questa terza fiasca dopo 2 settimane venga, invece che buttata, venga donata alla ricerca oppure bancata. Quindi a noi arrivano queste cellule dopo 2 settimane. Noi procediamo andando a selezionare la sottopopolazione Ct positiva, come ha indicato nei primi studi dei Poppi, intorno al 2007. Questo significa che noi abbiamo una popolazione da amplificare ancora, perché è soltanto l'1%, giù di lì, la percentuale Ct positiva. Quindi queste cellule devono essere nuovamente amplificate. E noi procediamo solitamente andando a monitorare fin da subito quali siano le positività per i marker di staminalità, di mesenchimalità, ma anche la capacità differenziativa. Poi invece seguiamo nel tempo altri parametri come la velocità replicativa, eventualmente l'accumulo di specie reattive dell'ossigeno e l'instaurarsi di un quadro di senescenza. Abbiamo raccolto in questi anni a Modena una quantità intorno ai 60 campioni e come vedete tutti questi campioni, eccetto pochi, si racchiudono fra la sedicesima e la diciassettesima settimana gestazionale, quindi sono molto uniformi come età. E anche la madre, risulta abbastanza, l'età della madre risulta abbastanza stratificata fra i 37 e i 40 anni come media. Come ha detto Marco, le cellule staminali, come le cellule adulte, vanno incontro a un processo di invecchiamento, sebbene siano per lo più racchiuse all'interno di nicchie che dovrebbero preservarle, ma durante l'invecchiamento con alcune patologie, tra cui quelle infiammatorie, si liberano dei fattori che influenzano la nicchia stessa e che possono causare un accumulo di specie reattive dell'ossigeno all'interno della cellula staminale. Queste ROS provocano modificazioni sia a proteine che ad esempio anche a DNA, per cui la cellula, per preservare l'organismo va incontro a due scelte, senescenza o apoptosi, ma entrambe queste scelte danno luogo a un esaurimento del pool di cellule staminali e quindi a una mancata rigenerazione tessutale. Le specie reattive dell'ossigeno se si accumulano, quindi sono correlate a senescenza e morte cellulare, ma se vengono prodotte a minori concentrazioni e con una localizzazione più fine, se partecipano in una regolazione anche del differenziamento, come anche della self-renewal.
perché queste sono molecole che si comportano come secondi messaggeri. E infatti le ROS sono all'interno di un complesso FOST-ULK che va a includere fattori trascrizionali come NRF2 e FOXO che poi attivano a valle l'espressione di geni che danno protezione nei confronti di uno stress ossidativo. E come vedete anche le ROS si interfacciano con la via della senescenza. I motivi per i quali noi ci siamo concentrati sull'invecchiamento di cellule staminali così giovani e così uniformi anche come età gestazionale è che comunque dovendole amplificare in vitro si verifica un processo di senescenza replicativa che però è variabile a seconda del donatore, non è per tutti identico, e questo ovviamente ha una ricaduta su quella che è la loro applicabilità in medicina rigenerativa. Abbiamo cercato di indagare quali fossero i meccanismi alla base di questa differenza nell'andare incontro a un processo di invecchiamento in vitro, cercando anche di capire quali potessero essere dei nuovi biomarker precoci di quello che è un campione incline a invecchiare precocemente. In linea più generale, questo studio ha anche dato un'idea di quale possa essere un'inclinazione individuale che già si vede dalle prime nostre cellule, le cellule fetali, a dare incontro a un processo di invecchiamento precoce e quindi, come diceva Marco, ad essere incline a quelle patologie correlate all'invecchiamento. In questo primo studio abbiamo utilizzato una ventina di campioni di cellule del fluidamniotico umano e, come vi dicevo, si va di solito a seguire anche il processo di replicazione, quindi la capacità proliferativa in diversi passaggi in vitro. E già guardando questo parametro avevamo osservato che alcuni campioni si mostravano fin dall'inizio lenti, altri fin dall'inizio veloci e così si mantenevano nel tempo, altri ancora invece dopo un inizio abbastanza buono andavano a rallentare. Quindi abbiamo suddiviso questi campioni in un gruppo veloce, un gruppo lento e un gruppo intermedio. Questa classificazione è stata corroborata poi dal fatto che andando a valutare l'espressione di marker correlati alla pluripotenza come SOCS2, NANO e OCT4, abbiamo visto che è nei campioni veloci che abbiamo una maggiore espressione di questi fattori. Andando a vedere invece nel tempo più o meno ai passaggi intermedi, abbiamo osservato che nei campioni lenti si vede già una forte espressione di marker di staminalità, come vedete, compreso il P16, ma nei campioni invece considerati veloci un quadro simile si riesce a vedere, quindi l'induzione ad esempio dell'attività della beta-galattosidasi si vede nei passaggi più avanzati. Poiché le specie reattive dell'ossigeno, abbiamo detto, in qualche modo regolano il processo di senescenza, siamo andati nel tempo a monitorare i livelli di ROS intracellulari e, come ci aspettavamo, nel tempo, cioè nei passaggi, le concentrazioni di ROS aumentano, ma fin dal primo passaggio in coltura quello che si vede è che i campioni lenti sono quelli che già hanno accumulato una forte concentrazione di specie reattive dell'ossigeno se confrontati con i campioni veloci. Poiché queste specie reattive dell'ossigeno, come si vede, derivano o dall'attività mitocondriale o da enzimi preposti, poiché al passaggio 1 è più probabile che l'attività mitocondriale non sia così elevata, ci siamo concentrati su questa famiglia di enzimi, le NADPH ossidasi, e in particolare sulla NOX4, che è l'isoforma la cui regolazione dipende per lo più dall'attività trascrizionale. Queste sono proteine transmembrana che quindi producono superossido e che quindi troviamo sulle membrane plasmatiche, quelle del reticolo e via dicendo. In alcuni campioni però noi l'abbiamo vista concentrarsi sui nuclei, proprio in quei campioni lenti, e andando a ben vedere qual è la localizzazione di questa NOX, non la vediamo
disegnare il contorno, quindi l'involucro, dove c'è la membrana, le membrane dell'involucro nucleare, ma la troviamo a disporsi a spot nucleopedali. Questa distribuzione però è correlata a un'attività della NOx, nel senso che utilizzando delle sonde per le ROS nucleari si vede sì una fluorescenza in RIM nucleare, ma si vede anche a spot all'interno del nucleoplasma. E questa fluorescenza decresce fortemente quando queste cellule sono trattate con inibitori delle NOx, in particolare con plumbagina, che è un inibitore più specifico per la NOx4, a dimostrare che è proprio quello l'enzima che produce le ROS che vediamo nel nucleo. E le specie reattive dell'ossigeno quindi portano a un fenomeno di invecchiamento che blocca quella che è una via che è gestita da diacetilasi, le sirtuine, tra cui la sirtuno nucleare, che andrebbe di per sé ad attivare degli fattori trascrizionali che a valle vanno a far sì che vengano espressi enzimi antiossidanti, quindi una risposta di protezione antiossidante. E infatti non ci ha sorpreso vedere che dove si accumula NOx4, quindi nei campioni lenti, che vediamo invece una scarsa espressione di sirtuino, e durante il progredire dei passaggi in cultura vediamo accumularsi NOx4, ma cala sempre sirtuino. Sirtuino nella sua localizzazione nucleare necessita di un'interazione con la lamina nucleare, quindi filamenti intermedi, e una mancata interazione, perché magari la lamina non è correttamente espressa, porta a una mancata attività diacetilasica di sirtuino. Questo è uno dei motivi per cui ci siamo interessati anche nel ruolo della lamina nucleare, anche perché ci sono patologie che descrivono che l'invecchiamento precoce, come la progeria, che derivano appunto da una mutazione nel gene per la lamina A e che porta all'espressione di progerina, e questo determina un dismorfismo nucleare, oltre che una alterazione dell'accessibilità dell'eterocromatina, perché la lamina nucleare è connessa all'eterocromatina. Al di là di questa patologia, che è dovuta a una mutazione, anche in processi in cui le cellule vengono esposte a stress, come anche lo stress ossidativo, si possono verificare delle alterazioni nella sintesi e nell'espressione della lamina A, in particolare nel processo di maturazione. Infatti la lamina nasce come precursore della lamina A, deve subire quattro step di modificazione fino ad arrivare alla lamina A. Questo è un processo maturativo veloce in una condizione fisiologica, ma in condizioni di stress, allora questo processo può rallentarsi, quindi si può vedere un accumulo di prelamina A. E questo accumulo ha anche un senso, perché la coda che rimane ancora nel precursore contiene una cisteina, e le cisteine sono tipicamente quegli amminoacidi che sono bersaglio delle rose. Quindi si pensa che la lamina, in particolare la prelamina, funga da sensore per lo stress ossidativo, nonché da scavenger. Quindi non ci ha sorpreso vedere, come vedete nel Western, che la prelamina si vede accumularsi nei campioni lenti, si vede accumularsi mano a mano che si va avanti con i passaggi in coltura. Però quello che ci ha sorpreso è vedere dove e come. Cioè, la localizzazione della prelamina non è mantenuta nel RIM nucleare, ma si vede sempre distribuita a spot molto simili a quelli che avevamo visto prima per la NOx4, e in effetti esperimenti di COIP ci hanno permesso di dimostrare che queste due proteine a livello nucleare interagiscono. Questa distribuzione poi ci ha richiamato alla memoria il fatto che i domini transienti nucleari, come i PM e le BODIS, si accumulano in un fenotipo invecchiato e con un disegno a spot o a ring, che appunto riusciamo a vedere nei campioni nostri lenti piuttosto che nei campioni veloci. All'interno dei PM e le BODIS si vanno a segregare proteine che quindi sono forzate in qualche modo a interagire fra loro. E
separatamente, visto gli anticorpi che avevamo a disposizione, la prelamina abbiamo visto che va a colocalizzare con i PML bodies, come del resto la NOX4 colocalizza con i PML bodies. Quindi in qualche modo queste due proteine vengono in contatto anche in quella sede, dove quello che avviene di solito è una modifica delle proteine, una sumoilazione, un processo che è simile a quello dell'ubiquitinazione, anche se che quello che provoca una localizzazione delle proteine differenti è anche un'interazione proteina-proteina che altrimenti non si verificherebbe. È dato dalla letteratura che la prelamina poi è data e la NOX4 abbiamo dimostrato che anch'essa, quella nucleare, risulta sumoilata. Per capire il senso di questa sumoilazione abbiamo utilizzato un inibitore specifico, l'acido anacardico, e abbiamo osservato che bloccando la sumoilazione ha una quantità di NOX4 sia nucleare che citoplasmatica, come a renderla più stabile questa proteina. Infatti, andando a bloccare il proteasoma, vediamo un quadro simile, ma dimostrare che quindi quello che è la localizzazione nei PML bodies e quindi la sumoilazione seguente sia un meccanismo che indirizza poi NOX4 verso un processo degradativo. In conclusione, quindi, questo primo studio ci ha dato la conferma che esiste una differenza da campione a campione e che deriva da una regolazione dello stato redox iniziale differente, per cui dei marker precoci che possano essere utilizzati per screenare queste cellule prima del loro utilizzo in medicina rigenerativa e andare a assaggiare la presenza nucleare di NOX4, l'accumulo di prelamina A. E che il senso della localizzazione nei PML bodies ha un senso di protezione della cellula stessa da uno stress ossidativo nucleare, perché quella NOX4, dopo che è stata segregata, va verso una via di eliminazione. Su questo scenario abbiamo cercato di studiare delle strategie che andassero a diminuire la produzione di specie reattive dell'ossigeno all'interno di queste colture in vitro di cellule staminali umane. Quindi avete sentito come Marco vi abbia descritto che la regolazione della concentrazione di ossigeno sia stata efficiente nell'inibire un processo di invecchiamento. Noi abbiamo anche, in collaborazione con l'Università di Bologna, con il gruppo della professoressa Creglia, provato a utilizzare, addizionare quindi il terreno di coltura di molecole antiossidanti di origine naturale, tra cui sulforafane e l'epigallocarte ghingallato sono molecole che hanno caratteristiche di idrofilia differente e in effetti, se testate in combinazione, mostrano una maggiore efficacia nel ridurre la concentrazione di ROS in queste cellule anche a tempi di coltura che superano le 3 settimane. E in effetti è a questo tempo che riusciamo a vedere accumularsi all'interno della cellula la molecola d'eccellenza antiossidante, glutatione ridotto. E questo perché a monte sono stati upregolati alcuni enzimi specifici nella produzione di glutatione ridotto e altri enzimi che in generale hanno una funzione antiossidante. Per quanto riguarda il quadro di senescenza, tutto quello che era l'accumulo di P16, di attività di beta-galattosidasi e di danno al DNA valutato con fosfH2, ecco, tutti questi marker che crescono normalmente durante i passaggi in coltura, se queste cellule vengono trattate con il mix di antiossidanti, tutti questi parametri vengono a essere rallentati nella loro crescita in maniera molto significativa. E questo effetto lo vediamo anche nel mantenere alta la concentrazione di OCT4 e NANO nei campioni trattati con gli antiossidanti. Poiché poi la capacità di differenziare, un altro degli aspetti che si vanno a ricercare nelle cellule staminali, abbiamo cercato di individuare due vie di differenziamento derivanti sempre dalla linea mesenchimale, ma che rispondono in maniera diversa all'accumulo di ROS. L'alta concentrazione di specie reattive dell'ossigeno promuove la lipogenesi mentre rallenta l'osteogenesi. Se andiamo a valutare le cellule tal quali,
La differenza semplicemente è se sono state cresciute o no in presenza del mix di antiossidanti, ma senza essere ancora state esposte a un terreno di differenziamento. Vediamo che già queste cellule mostrano più alti livelli di tutti quei marker di differenziamento osteogenico, come se fossero già predisposte verso questa via, mentre i marker di differenziamento adipogenico non vengono particolarmente alterati. Questa propensione verso il differenziamento osteogenico è stato anche dimostrato una volta che queste cellule sono state esposte al terreno opportuno di differenziamento e vediamo che quando abbiamo il mix di antiossidanti otteniamo una maggiore colorazione con la lizarina e quindi deposizione di sali di calcio, marker tipico che viene ricercato nel differenziamento osteogenico. Abbiamo però cercato di studiare un'altra strategia che si basa dall'osservazione che sebbene queste cellule siano state selezionate per c-Kit, si presentano comunque con morfologie eterogenee. E dovendole espandere, quello che succede è che magari una sottopopolazione, con l'andare del tempo, prenda il sopravvento e quindi vada a delineare le caratteristiche di tutto il campione. Sempre con Bologna abbiamo instaurato una collaborazione con il gruppo della chimica analitica, della professoressa Roda e l'istologia, perché hanno sviluppato uno strumento che è in grado di correlare morfologie cellulari e aspetti, altri parametri fisici, con il numero delle cellule, quindi disegnare una sorta di profilo. Un profilo delle sottopopolazioni presenti nei nostri campioni. Profilo che può poi essere associato a una raccolta di varie frazioni che possono essere poi messe di nuovo in coltura. E noi su queste frazioni abbiamo effettuato delle analisi a largo spettro, grazie alla collaborazione con Marco, quindi RNA sequencing, e poi i risultati ottenuti sono stati validati da approcci più specifici per andare a cercare di capire quale fosse la frazione contenente la sottopopolazione con caratteristiche migliori per quanto riguarda la staminalità. Abbiamo raccolto una decina di campioni e ogni campione ci ha mostrato un profilo che il selector ci ha mostrato, ci ha disegnato. Questo significa che potevano essere presenti dei picchi o in una parte iniziale o in una parte finale dell'eduato. La cosa interessante è stato notare che i campioni che mostravano picchi nella parte finale dell'eduato, quindi in cui c'erano più cellule che avevano morfologia più piccola e che quindi eluivano più tardi nel tempo, erano quegli stessi campioni che prima erano stati monitorati per la curva di crescita e che erano stati identificati come campioni veloci. Questo a dimostrare che c'era quindi effettivamente una sottopopolazione che influenza in particolare la caratteristica di crescita cellulare di tutto il campione. Se però andiamo a vedere altri aspetti molto più generali, l'RNA sequencing ci ha mostrato che esiste una pregolazione di un largo set di geni nella parte finale dell'eluato, mentre un'altra set di geni viene ha pregolato nella parte iniziale dell'eluato. In estrema sintesi, facendo la raccolta dei dati di RNA sequencing poi validati, possiamo dire che quelli che sono i geni correlati alla pluripotenza sono apregolati, sono maggiormente espressi nella parte finale dell'eluato, quella che appunto caratterizzava poi una velocità maggiore di crescita. E in effetti abbiamo anche una pregolazione dei geni correlati alla proliferazione, a un metabolismo glicolitico. Mentre nella parte iniziale dell'eluato troviamo che si racchiude una sottopopolazione con caratteristiche più mesenchimali, in cui è stata attivata una risposta allo stress e anche una via di senescenza. E infatti, nella parte
finale dell'eluato troviamo un'attività clonogenica maggiore e per quanto riguarda il differenziamento, in questo caso la parte finale dell'eluato non risulta predisposta a differenziarsi in senso osteogenico, anzi, ma nel momento in cui queste cellule vengono esposte al terreno di differenziamento, allora raggiungono livelli anche superiori di differenziamento se confrontati con la parte iniziale dell'eluato. E questa plasticità di questa sottopopolazione che è finale dell'eluato, alla fine viene dimostrata anche se le cellule vengono indirizzate in senso neurogenico, quindi un'altra lineage. E qua troviamo sempre che la parte finale dell'eluato è quella più efficiente nel differenziare. Poiché però molta dell'efficacia delle cellule staminali risiede nella sua attività paracrina, nell'immunomodulazione, soprattutto in quelle patologie infiammatorie, siamo andati a confrontare se fosse diverso il secretoma tra la parte finale dell'eluato e la parte iniziale. E abbiamo visto che il secretoma della parte finale dell'eluato è quella che produce più TGF-beta e HGF che sono coinvolti in un'attività da una regolazione, di limitazione di una risposta infiammatoria cronica. Ed è forse questo il motivo per cui abbiamo avuto risultati migliori nell'andare a diminuire la vitalità di PBMC in vitro, quindi un'attività appunto da regolazione della risposta immunitaria. In conclusione, quindi questo studio ci ha sottolineato ancora l'importanza di selezionare la frazione cellulare che abbia le potenzialità migliori per il loro utilizzo poi in medicina rigenerativa. Per questo studio devo ringraziare il gruppo di Modena, Francesca Berette e Emanuela Zavatti. Devo ringraziare Francesca che nel suo dottorato ha prodotto molti di questi dati, anche andando da Marco a Groningen. E devo ringraziare la collaborazione con l'Università di Bologna, la professoressa Roda e la professoressa Creglia e Pasquale Marrazzo per il lavoro sugli antiossidanti. Voi soprattutto per l'attenzione. Grazie, grazie alla professoressa Tullia Maraldi, interessante presentazione, è aperta la discussione. Se ci sono domande, Dario, poi aspettiamo magari dopo, disconnettiamo perché si deve farci vedere qualcosa. Ci sono domande? Come al solito, silenzio, silenzio di tomba. Io non ho, voglio dire, non credo che o state dormendo, perché voi, chi è docente universitario, sa come me che queste lezioni in remoto non sai mai se la lezione la stai facendo da solo e tutti gli altri stanno facendo altre cose, però magari e quindi sono abituato a fare la lezione e non avere nessun riscontro da parte degli studenti. Quindi, però, essendo qui un webinar, magari qualche domandina uno se l'aspetterebbe pure. Io comincio io con rompere il ghiaccio. Giulia, una cosa che non hai detto mi è sfuggita. Questa separazione che viene fatta con questo cell reactor, a quanto ho capito è sulla quali parametri, la morfologia che viene utilizzata, in che termini, cioè di dimensioni o di granulosità, come se fosse una sorta di sessorte, qualcosa di questo genere? Entrambe le caratteristiche vengono valutate e quindi il fatto che abbiamo una differenza anche morfologica che ha descritto Marco inizialmente tra cellule staminali che risultano più allargate è ovviamente utile a frazionare, quindi in qualche modo eliminare la componente senescente, ma anche la granulosità è uno di quei parametri che viene osservato da questo selector. E che non so se riuscite a vederlo qua in questa immagine, funziona con un flusso, quindi una parte di flusso che muove le cellule che rispondono quindi differentemente a questo passaggio. La cosa interessante di questo strumento è che al di là di un
sorter che utilizza una marcatura, quindi in questo caso non abbiamo la necessità di marcare il campione, ma si raccoglie lo stesso in sterilità e quindi il campione poi può essere riseminato, riutilizzato in coltura. E un'altra domanda che pure mi veniva, che era poi legata alla mia introduzione. Quando tu hai parlato della grossa eterogeneità nelle proprietà delle staminali che vengono prelevate da donatore, è il discorso che io ho sempre fatto che i vari lotti possano avere una differenza e in termini di proliferazione e di senescenza e di altro, per cui tutto questo andrebbe in qualche modo considerato anche da parte delle autorità regolatorie. Mi chiedo, alla fin fine tu hai mostrato vari parametri che vengono utilizzati, però come ben sai, ai fini, come dire, per poter poi trasportare il tutto ai fini anche pratici, ci vuole un qualcosa che sia facilmente riproducibile e in laboratori in cui si lavora di routine. Tu hai al momento qualche consiglio da poter suggerire per poter validare immediatamente questa eterogeneità tra lotto e lotto, oppure ancora siamo a livello di studio? Ma questa eterogeneità che noi abbiamo visto, l'importante sarebbe trovare un marker che riesci a utilizzare da subito. E quindi nel momento in cui isoli le cellule per C-Kit. Non è proporzionale, cioè non è che se la percentuale di cellule C-Kit che ottieni da un campione è più alta, allora hai una maggiore qualità del campione. Non c'è questa correlazione. Quello che io ho visto che si possa utilizzare fin dai primi passaggi, dal primo passaggio, che si possa anche trasferire in una pratica, è semplicemente andare a vedere la presenza e la localizzazione di, ad esempio, la NOx 4, come eventualmente, perché si vede proprio fin dall'inizio che c'è una distribuzione differente, che poi prelude a quello che sarà un comportamento che è necessario prevedere, cioè quello di andare ad amplificare queste cellule. Quindi se non se ne ottengono di qualità e di quantità sufficienti, poi è inutile tutto questo, questa fatica. Per cui quello che noi avevamo identificato, come ha visto, è proprio andare a cercare questi marker precoci che noi, perché interessati al ruolo delle specie reattive dell'ossigeno, avevamo trovato nella NOx 4. E questa già è un qualcosa di particolarmente interessante, perché una immunocitochimica per localizzare NOx 4 non credo che sia qualcosa che sia particolarmente, diciamo, non trasferibile anche in laboratori di routine, ovviamente. Sì. Molto interessante. C'è una domanda da parte di Marco. Prego, Marco. Sì, grazie. Ciao Tullia, grazie per la presentazione. Grazie a te. Ho una domanda e una curiosità. La domanda è sul... per esempio, nello studio che avete fatto con antiossidanti, devi esporre le cellule, diciamo, costantemente all'antiossidante, o a un certo punto puoi anche revertire certi fenotipi che sono già stabiliti? E la curiosità è... sì. Magari mi rispondi, sì. Poi vado di curiosità. Abbiamo lavorato coltivando le cellule con questo terreno addizionato, quindi quello che voglio dire è che ogni volta che si cambiava il terreno per appunto espandere le cellule, il terreno presentava già l'aggiunta di questo mix. E quello che è appunto, di solito trovi in letteratura, è che questi trattamenti magari vengono effettuati per tempi brevi. Il fatto di proseguire, quindi avere le cellule in coltura per circa un mese, ci ha permesso di capire meglio che cosa andava a essere regolato, non solo attraverso una loro intrinseca attività antiossidante, ma anche andando a modificare l'espressione di alcuni geni correlati con una difesa antiossidante intracellulare. Quindi non so dirti se l'effetto, se fosse soltanto appunto acuto, cioè se fosse trattamento acuto, ecco, non so se il risultato sarebbe identico.
Certo. E la curiosità è, visto che sono un fan del lavoro murino, si possono derivare cellule del fluido amniotico da topi? Perché questo ti permetterebbe di fare magari anche, diciamo, usarli in sistemi complessi per dimostrare potenziale rigenerativo e per interventi di rigenerazione terapeutica. Beh, sul roditore ci sono dei lavori sicuramente molti sulle cellule del fluido amniotico, sì, molte delle quali però magari si ottengono appunto a termine, per facilità, ecco, anche di ottenimento, quindi a termine di gravidanza. Però si ottengono abbastanza cellule per fare dei lavori. Beh, comunque si possono accumulare, ecco, più. Certo, però se sono anche eterogenee quelle del topo, diventa ovviamente complicato, perché poi se fai un pool di cellule che sono completamente diverse l'una dall'altra, poi diventa un casino, forse. Beh, di base comunque sono cellule eterogenee perché presentano proprio una morfologia diversa al proprio interno, cioè una più epitelioide, una più fibroblasta-like, e quindi è proprio intrinseca questa eterogeneità. Quindi alla fine c'è chi lavora in realtà utilizzando pool, anche di campioni umani, vedo che è collegata alla prof Parolini, e per le cellule staminali della placenta, quello che è la visione, è quella di raccogliere più campioni possibili e utilizzare quindi un pool, che alla fine dà un risultato che è la media, no, del generale, sempre però andando a screenare precedentemente quello che è un loro effetto di immunomodulazione, che è un goal che il laboratorio della prof Parolini persegue. Quindi c'è un pre-screening che però poi porta comunque alla unione di vari campioni. Anche per Grazie. necessità di utilizzo di cellule per evitare poi quella che è l'espansione in vitro, che è invece uno dei fenomeni che porta al fenomeno di invecchiamento. Ti posso fare un commento al commento, Marco? Questo è un grosso problema. Non esiste per definizione, anche se le persone credono che possa esistere, non esiste per definizione una popolazione di cellule staminali pure. Nel senso che anche le più pure di tutte, cioè quelle che vengono isolate per un singolo marcatore come le ematopoietiche, tu le isoli e sono omogenee appena le hai isolate, ma immediatamente appena le metti in coltura, la cellula staminale cerca di ricreare una sorta di nicchia e quindi avrai nell'ambito della popolazione quelle che sono più stem in qualche modo e quelle che invece sono che ci circondano e che fungono da progenitori. Per cui questa è una long standing, come dire. Question, non si potrà mai trovare una popolazione pura al riguardo, quindi bisogna stare attenti quando qualcuno ci vuole vendere qualcosa di estremamente puro, perché si tratta ovviamente di cellule e non stiamo parlando di una molecola che io vado a isolare e poi rimane là ferma. Altre domande? Se non ci sono altre domande, come ho detto prima, poi magari diventate meno timidi a